Buongiorno a tutti, i nostri 3 minuti di oggi sono con Davide Grittani, autore del libro La bambina dagli occhi d'oliva, eccolo qui. Un libro forte, un libro dedicato a una persona speciale e comincerei con una piccola citazione. Non è vero che il passato riguarda tutti allo stesso modo. Ci sono storie da cui stiamo alla larga finché possiamo, finché la scadenza sotto il tappo dice che sono diventate innocue. Ma fino ad allora potrebbero esplodere in qualunque momento e ruttare come i boccacci di pomodoro che non ricordavamo di aver conservato. Ebbene, che tipo di storie sono? O meglio, che tipo di storia hai raccontato così? Sono le storie, diciamo, che trattiamo in qualche maniera come fantasmi, fantasmi minori, quelli dai quali ci proteggiamo. Ogni tanto facciamo finta di proteggerci. È una storia, tardo-borghese, se così si può chiamare, avvenuta a Roma molti anni fa, agli inizi degli anni 70, quando, ristrutturando un appartamento di una casa molto, molto grande, nobiliare, tirando giù la carta da parati, hanno scoperto, diciamo così, disegni di bambini fatti in quasi tutte le stanze con tratti piuttosto inquietanti. Indipendentemente dal loro contenuto e da quello che volevano dire, mi è parso di capire, diciamo così, che il messaggio fosse infinitamente più alto, cioè che si rivolgesse alle domande inascoltate che ci fanno i bambini, ai loro appelli che lasciamo cadere nel vuoto. E da qui l'idea di dedicarlo a Dolores O'Riordan, non alla straordinaria, brillante carriera che la leader dei Cranberries ha avuto, ma alla feroce infanzia, alla pazzesca infanzia che ha dovuto sopportare e attraversare, portare dietro come una specie di colpa e non come una specie di vissuto. Ecco, noi i due protagonisti sono ta Sandro Tanzi, un giovanotto seminulla facente, molto svaccato dalle cose della vita, che però scopre una verità terribile seguendo una richiesta di Angelica Capone, cioè la ragazza che è venuta a decide di venire a vivere nell'appartamento in questione. È un incontro tra meteore che in qualche maniera si attraggono e respingono, e ovviamente, diciamo, all'interno di queste dinamiche, può succedere che si facciano anche male, ma è l'incontro-scontro tra categorie sociali molto, molto, distanti da loro. Ecco, c'è un'altra persona che è la madre del protagonista, che non ha avuto il coraggio di fare delle cose. Questo è un libro sulle omissioni più che sulle azioni, e molte volte gli adulti vivono per omissioni, hanno una specie di condotta molto più grave, secondo me, nel non detto più che nel detto. La bambina dagli occhi d'oliva di Davide Grittani è una pillola di letteratura. Siccome la letteratura è un antidoto contro le malattie della vita, chiediamo di consigliarcene altri due di antidoti attraverso i titoli di due libri dei quali consigli la lettura. Lo faccio molto volentieri. È un'autrice messicana, la prima, si chiama Guadalupe Nettel, in Italia è pubblicata dalla Nuova Frontiera. Ha scritto un romanzo molto molto efficace con una lingua chirurgica, si chiama La figlia unica, ed è un romanzo bellissimo. E poi un libro che per la ferocia, anche per l'enfasi, ma soprattutto per la sincerità con cui è scritto, rimanda a un tempo al quale forse non abbiamo dovuto tutto il rispetto che meritava. Il più grande criminale di Roma è stato amico mio, Aurelio Picca, Bompiani. Nelle prime 60 pagine c'è forse più anima che scrittura. Ottimo, grazie, grazie a chi ci ha seguito e alla prossima. Grazie a Grazie voi. Davide. Grazie a voi.